che sono più difficili da identificare nella loro parzialità. Gli imperativi ipotetici della prudenza sono caratterizzati da questo. Dice Kant: ognuno di noi si pone sicuramente un fine, cioè quello del proprio benessere, della propria felicità. Allora questo sembra un fatto morale, invece non è un fatto morale, perché gli imperativi della prudenza, che sono finalizzati al nostro benessere, alla nostra felicità, sono anch'essi imperativi strumentali e quindi non sono imperativi morali, perché l'imperativo morale ha il fine del bene e basta, il fine del bene in quanto tale. Questi invece sono imperativi strumentali. Per esempio, dal punto di vista della prudenza, io potrò dire, io posso sostenere, devo risparmiare per vivere meglio nella vecchiaia. Un altro invece sostiene, devo fare continuamente jogging per tenermi in forma. Un altro dirà, devo fare la dieta per perdere peso e stare bene. Cioè, praticamente, dice Kant, questi imperativi della prudenza per raggiungere la felicità danno l'impressione di avere un contenuto morale, invece sono sempre imperativi che mi implicano la fissazione su uno strumento. La fine del discorso quale sarà? Che io cercherò di mangiare di meno, che cercherò di correre di più, che cercherò di risparmiare, ma sono tutti strumenti, non sono un fine in sé. Invece il fine in sé, che è l'uomo, è l'affermazione dell'umanità come fine in sé. Kant parla poi di un regno immaginario dei fini, è indicata dall'imperativo categorico. Cioè l'imperativo categorico mi comporta che l'uomo ha suprema dignità, che si pone il fine del bene, e il fine del bene, che coincide con la ragione, cioè con l'umanità, deve essere perseguito, deve essere ricercato in quanto tale, non perché serve per qualche altra cosa, non è uno strumento per il benessere, la felicità, il progresso, quello che sia, il tornaconto. Non c'entra tutto questo, è un fine in sé. Ora, come sapete, l'imperativo categorico è uno solo, quindi non ci sono precetti, c'è solo un imperativo, cioè seguire la ragione. L'imperativo però si può enunciare in tre modi. Come sapete, ci sono tre formule dell'imperativo categorico, che però è uno solo. La prima formula dice: agisci in modo che la massima della tua azione possa valere come legge universale. Che cosa vuol dire? La massima della tua azione significa la regola che è implicita nel tuo comportamento. Cioè tu non ci rifletti, ma se tu, per esempio, vedi una persona anziana che sta per la strada, rischia di andare sotto un'automobile, la prendi sotto al braccio, eccetera, tu stai facendo un'azione morale, perché puoi estrarre la regola: il più debole, il più giovane deve andare, il più forte, il più giovane, quello che ha più energie, deve aiutare il più debole. Quindi la regola principale, la prima formula dell'imperativo è: agisci in modo che la massima della tua azione, cioè la regola estraibile dalla tua azione, possa valere come legge universale. Come Kant stesso fa capire, questa formula mette fortemente in rilievo l'oggettività della legge. La seconda formula dice la stessa cosa, perché l'imperativo è sempre solo uno, seguire la voce della ragione, cioè dell'universalità. Però il secondo mette più l'accento sulla soggettività, cioè sull'uomo. Come sapete, dice: agisci in modo da trattare sempre l'umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona degli altri, sempre come un fine e mai come un mezzo. Cioè, in altri termini, Kant dice: l'uomo è un fine in sé, ogni uomo ha la sua dignità. Ripeto, l'illuminismo, l'umanesimo, la rivoluzione francese: ogni uomo ha pari dignità. Se è vero che nella prima formula io posso essere legislatore, nella seconda formula io riconosco che tutti gli uomini sono dotati di ragione, hanno pari dignità, gli altri pure possono emettere delle massime che diventano poi regole per me. Quindi praticamente il secondo modo di enunciare l'imperativo comporta una reciprocità, comporta di avere l'altro sempre come un fine e mai come un mezzo. Cioè non si possono strumentalizzare gli altri, non si possono ridurre in schiavitù, non si possono usare in nessun senso. Anzi, Kant è molto sottile, perché dice:
Agisci in modo da trattare l'umanità tanto nella tua persona quanto nella persona degli altri. Cioè, dico per dire, insomma, che vuole dire? Tu non ti puoi neppure tu rendere schiavo volontariamente. Non solamente un altro non ti può rendere schiavo, ma tu non puoi essere sottoporti tu volontariamente ad altri. Non puoi strumentalizzare te stesso, la tua anima, il tuo corpo, eccetera. Cioè, ognuno deve trattare gli altri e se stesso come un fine e mai come uno strumento. Io a questo punto vi do due spunti di discorso. Uno è questo che è stato detto, la seconda formula dell'imperativo che mette l'accento più sul soggetto umano è la traduzione in termini filosofici del precetto ama il prossimo tuo come te stesso, cioè è un imperativo di un'assoluta reciprocità tra gli uomini. Io devo, diciamo, volere il bene degli altri come voglio il mio bene, ama il prossimo tuo come te stesso. Un altro spunto di riflessione invece un poco più tragico è questo, che è vero, nella storia della filosofia ci sta pure un personaggio che viene trascurato da tutti, che è il Marchese de Sade. Il Marchese de Sade, da cui viene il termine sadismo in psicologia, che significa godere della sofferenza altrui. Il Marchese de Sade non è stato un libertino folle, cioè è stato un pensatore, il quale ha scritto un libro, Justine o Le sventure della virtù, in cui praticamente si è divertito a capovolgere la seconda formula dell'imperativo categorico kantiano, si è divertito a sostenere questo: caro Kant, tu vuoi predicare che gli uomini devono essere fini, invece gli uomini sono sempre e solo strumenti. E anche la Justine, la protagonista di questo romanzo, viene completamente strumentalizzata nonostante la sua volontà, nonostante le migliori intenzioni. Ora, come è stato detto, io faccio riferimento per esempio a Pierpaolo Pasolini, che poi ha fatto un film terribile, Salò Sade, non a caso mettendo vicino il sadismo al nazifascismo, alle efferatezze della Seconda Guerra Mondiale. Quello che ha vinto è Sade, cioè nel grande scontro tra la morale dell'uomo come fine in sé e la morale dell'uomo strumentalizzato, purtroppo di fatto ha vinto l'uomo strumentalizzato nel nazismo. Addirittura, a proposito di strumenti, i corpi umani venivano smembrati per essere utilizzati, la pelle per fare dei paralumi, oppure i denti d'oro per essere rifusi, eccetera. Cioè addirittura il corpo degli uomini dalla SS veniva smembrato per essere utilizzato. Quindi ha vinto la morale sadiana invece della morale kantiana. Quindi tenete pure presente questo spunto, diciamo, cioè Kant che predica il regno dei fini e invece nel Novecento domina, diciamo, un atteggiamento strumentale verso gli uomini. La terza formula dell'imperativo è sintetica delle altre due e dice: agisci in modo che la tua volontà possa valere come legislatrice universale. Cioè, appunto, è la formulazione più netta. Tu devi agire in modo da poter sostenere che chiunque altro al posto tuo deve agire come te, perché tu stai agendo razionalmente, cioè universalmente. Ed è implicito che gli altri possono fare lo stesso nei tuoi confronti. Dunque, ora, questa morale così rigorosa comporta che l'uomo è destinato, diciamo, a non vedere trionfare il bene, e non c'è nessuna forma di eudemonismo. Sapete, l'eudemonismo è un problema che si è posto alla morale greca, cioè la virtù che diventa premio a se stesso, comunque la virtù che è premiata, la virtù che mi fa stare in pace con me stesso, la virtù che è felicità. Invece l'uomo kantiano è un uomo tormentato, un uomo che non vede trionfare il bene, un uomo che si trova sempre scisso in se stesso. E allora Kant conclude la critica della ragion pratica con tre postulati, cioè con tre esigenze dell'uomo morale. È un discorso molto sottile, cioè Kant sostiene proprio se uno veramente crede nel bene, vive continuamente la frustrazione di veder trionfare il male, allora deve credere a delle cose, ci deve credere fermamente. Gli scaturisce un'esigenza
deve chiedere tre cose. Postulo, postulas in latino significa richiedere. Oggi un postulante è uno che chiede un posto di lavoro, qualche favore. Postulare significa richiedere, però soprattutto lui adopera la parola nel senso della matematica, cioè i postulati della geometria sono delle verità che devono essere identificate, anche se non possono essere dimostrate, perché sono alla base della dimostrazione dei teoremi. Cioè i teoremi seguono un filo razionale per dimostrare delle verità, però partono da postulati che devono essere richiesti, ci devono stare per forza. Non si possono dimostrare, però sono veri, perché se non si ammettono quei postulati, non si possono dimostrare i teoremi. Per esempio, il quinto postulato di Euclide dice: per un punto esterno a una retta passa una e una sola parallela alla retta data, non vi ricorderete. Senza questo postulato, tutti i teoremi sui triangoli, che sono veri, non si potrebbero dimostrare. Però il postulato si può richiedere, si deve richiedere che valga, ma non lo si può dimostrare. Allora Kant sostiene che nella morale ci stanno tre postulati, cioè tre verità, che bisogna richiedere anche se non si possono dimostrare. La prima è la libertà, la seconda è l'immortalità dell'anima, la terza è Dio. Perché l'uomo morale deve reputarsi libero? Perché la morale comporta la scelta tra la voce della ragione e la voce delle inclinazioni, cioè tra virtù e vizio, la scelta tra bene e male. Se non c'è la possibilità, la libertà di scegliere tra bene e male, tra virtù e vizio, non c'è neppure la morale. Infatti, dice Kant, l'animale che segue l'istinto non è immorale, non è che il leone, perché sgozza l'agnello, perché preda, il leone è cattivo. Il leone è amorale, come sapete, alfa privativo, non è né morale né immorale, non è né buono né cattivo, segue l'istinto, non ha la libertà di non predare, perché quella è scritta nel suo codice genetico, diremmo oggi. Allora, perché ci sia la morale, ci deve stare la libertà di scegliere tra bene e male, perché altrimenti saremmo semplicemente nella sfera dell'animalità, della amoralità. Quindi, perché ci sia la morale, ci deve stare la libertà. Ma perché ci sia la morale, questo lo può capire solo chi veramente proprio impegnato nell'attività morale e vede continuamente la sconfitta. Si deve immaginare, o meglio, Kant non dice immaginare, si deve richiedere, postulare l'immortalità dell'anima. Cioè, l'uomo che per tutta la vita si è sacrificato, ha dato il meglio di sé per vedere trionfare il bene, l'uguaglianza, la giustizia, eccetera, vede trionfare l'inuguaglianza, l'ingiustizia, la forza, la violenza, non si rassegna al fatto che, arrivato alle soglie della morte, si deve rassegnare al fatto che il male è sconfitto. Allora postula una continuazione della vita oltre la vita corporea, cioè postula l'immortalità dell'anima, cioè una prosecuzione dell'azione morale fino a che l'azione morale possa essere vittoriosa, e postula una situazione in cui l'azione morale venga riconosciuta e dia anche il bene, il benessere, cioè virtù e felicità siano ricomposte. Sulla terra virtù e felicità sono scisse: io sono virtuoso ma sono infelice, sono povero, sono umiliato, offeso, eccetera, eccetera. Io postulo una situazione in cui ci sia la ricompensa, la felicità per chi è virtuoso. E così per quanto riguarda il postulato di Dio, bisogna, l'uomo morale, bisogna che postuli l'esistenza di Dio, cioè un essere onnipotente che non rimane sempre nell'intenzionalità di voler fare il bene e di non vederlo realizzato, e che ricompensa l'uomo buono. Quindi l'esigenza, diciamo, di una morale veramente realizzata da parte dell'uomo morale lo porta da una parte al prerequisito, diciamo, della libertà, dall'altra a postulare l'immortalità dell'anima e Dio. Allora a questo punto si apre un problema, cioè nella critica della ragion pura di libertà non si parlava, cioè l'uomo della critica della ragion pura è il soggetto conoscente che dà forma ai dati, ma deve ricevere i dati dall'esterno, i dati gli sono dati, cioè lui dipende dal mondo esterno. Come dirà
canto con una bellissima immagine che vuole mettere poi, far mettere sulla sua tomba, c'è il cielo stellato sopra di me, cioè praticamente io dipendo dal cielo stellato, dalle cose, dalla materia, sì, io poi la riordino con la causalità, con le varie categorie, eccetera, ma io devo ricevere i dati sensibili, io sono passivo nella conoscenza, se non mi vengono dati i dati, la ragione non lavora, è vuota, dice Kant. Quindi nella critica della ragione pura non c'è la libertà. Ma nella critica della ragione pura, abbiamo detto, non ci stanno né l'anima né Dio, perché sono oggetti della metafisica che non è una scienza. Ora Kant ha raggiunto invece la libertà, l'anima e Dio per via morale. Allora lui stesso dice, si fa scrivere sulla tomba, il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me. Perché la legge morale in me significa non sono passivo, non sono schiacciato, sono perfettamente libero e sono perfettamente degno. Perché sono perfettamente libero? Perché, come abbiamo detto per l'intenzionalità, io non ho limiti per agire bene, perché il limite è un limite esterno, ma il limite esterno non vale. Cioè io voglio aiutare il più debole, non ci riesco perché sono ancora più debole io. Non l'ho realizzato quindi quel bene, però io sono buono lo stesso, sono libero pure se la materia mi opprime e mi costringe. Quindi ci sta una differenza notevole tra critica della ragione pura e critica della ragione pratica. Cioè questi tre postulati mettono in rilievo proprio un antagonismo tra questi due mondi, il mondo della conoscenza e il mondo della pratica. Con la critica del giudizio, Kant fa un tentativo teorico molto audace per conciliare questo dualismo. E se volete lo vedremo insieme. Per ora ci fermiamo qua e spero che ci siano domande su quello che abbiamo detto.